Da 1 a 10 sono gasata a 1 milione perché iniziamo con i video top dell'anno, quindi riassumiamo questo anno beauty insieme e che cosa? Allora, premessa che faccio ogni anno, rimangono validissimi tutti i video dei top del mese, semplicemente tra tutti i top di quest'anno vi voglio proprio parlare di quelli che voglio mettere in questo video perché hanno fatto in qualche modo la differenza, ma gli altri rimangono tutti comunque prodotti top, ok? Ho deciso di dividervi make-up e skincare proprio perché sennò il video dura 2 ore. Quindi oggi partiamo dal make-up, quindi top make-up. Vi farò a parte i top low cost, che invece saranno unico, make-up e skincare insieme. Bene, presto che tardi, partiamo subito. L'intro di questo video la voglio dedicare a un'azienda, ovviamente, e sto parlando di Peterac, un'azienda naturale. Sono entrata nella loro famiglia e ho iniziato a disegnare per loro perché è un'azienda che ha una visione, vuole dare il beauty di valore, quindi un make-up che dura, che performi, ma naturale. Questa è la loro mission, una mission che io sposo. E quindi, ad esempio, così per esempio, vi ho messo nei top la Falling Leaves, che per me è una collezione stupenda. Oggi indosso Autumn Vibes, che è uno dei due rossetti che ho disegnato per la Falling Leaves, che è un matte vellutato stupendo, stupendo. Vi voglio mettere ovviamente lingerie, ma in generale questo ad esempio è lace, comunque i rossetti della Andrés e i blush dell'Andrés Collection. Vi voglio mettere la bellissima Sea Vibes, cioè Electric Blue per me è uno dei più belli ombretti più elettrici che siano mai esistiti. Basta, se no vi faccio la carrellata dei prodotti Peterac. Però ovviamente non potevo non iniziare in apertura come riassunto di quest'anno beauty con Peterac. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, pennelli dell'anno. Innanzitutto, senza ombra di dubbio, i pennelli di Jaclyn Hill per Morphe. Io non sono una super fan di Morphe, alcuni pennelli mi piacciono molto, altri non mi piacciono per niente, ma la collezione che ha fatto Jaclyn Hill è da volare via. Questo è diventato il mio pennello da bronzer preferito ed è nel set Viso. Anche questo è fantastico, è un pennello particolare con cui mettere poco blush, pulire il contouring, mettere la cipria, fantastico. E anche il set occhi, stupendo. Questo è il secondo che compro, ne ho uno di là aperto e poi ho anche lui, fantastico. Ne ho comprati due e adesso comprerò il backup anche di quelli viso, perché veramente pennelli da power, punto. I migliori dell'anno per me. L'altro pennello che vi voglio citare, perché è stato il mio compagno fedele di tutta l'estate, cioè dalla primavera fino a fine estate, è il Nanshi Buffed Base R01. Vi ho parlato di questo pennello fino al vomito, me lo avete visto usare anche nei tutorial. Questo è un buffing brush che nella sua semplicità è il miglior buffing brush che io abbia mai provato per fare tutto. Quindi ci metto il fondotinta, ci faccio cream contour, ci metto il blush in crema, è favoloso e a un prezzo ragionevole, super consigliato, sicuramente top dell'anno. Bene, passiamo ora passiamo a Ciprie. Allora, mi dispiace, ma continuo a dire che è. Allora, in questo video io non voglio mettere prodotti che già conoscevo, tipo, vi avrei potuto mettere le palette di Pat McGrath. Adoro le palette grandi di Pat McGrath, ma le conoscevo già anche nel 2018, quindi non le voglio in questo video, sapete già. Faccio solo un veloce refreshing memory sulla Peach Perfect di Too Faced perché rimane, questa ormai è finita quasi, rimane la mia cipria preferita di sempre quando voglio un effetto velvet matte. Fantastica, fantastica. Ma devo dire che quest'anno si è distinta moltissimo Fenty per quanto mi riguarda con la cipria nel colore Butter, la Pro Filter. La uso sia per il perioculare che per il viso, mi piace tanto, è stata una bellissima scoperta del 2019, quindi meritava di essere in questo video. Come invece cipria compatta, la vincitrice in assoluto, la migliore non di quest'anno, ma credo che io abbia mai provato quando parliamo di rughe e pori, senza ombra di dubbio, Velvet Powder di Wave Makeup. Questa è da volare via. Magari il packaging non è accattivante, me ne rendo conto. Io utilizzo la 01 Popcorn in estate, in inverno e la 02 in estate. È la cipria più levigante, ma non pesante, che abbia mai provato. Ha un trito super micronizzato, ma vi leviga il cervello. Spariscono i pori, spariscono le rughe. Provare per credere. Ottimissima durata durante il giorno. Pelle garantita. Una pelle perfetta. Ovviamente vi lascio tutti i prodotti di cui parlo giù nell'info box e se l'azienda mi concede, se glielo chiedo, magari qualche sconto per voi, lo trovate scritto nell'info box vicino al prodotto di riferimento. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Palette per il viso, quindi prodotti specificatamente per il viso in palette. Allora,
Prima top, 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 becca in collezione Chloe e Malika. Palette stupenda. Quando l'ho vista la prima volta non gli davo 3 euro, ve lo dico, vi dico la verità, perché mi ricordava un po' le palette di Kiko che uscivano qualche anno fa. E invece una volta che le usate vi rendete conto di quanto siano eccezionali queste polveri. Blush, bronzer e illuminanti sono stupendi, stupendi, stupendi. L'ho usata tantissimo, l'amo moltissimo. Ha questa traslucenza, l'applicazione elegante, è veramente una gran, gran palette viso e so che anche voi l'avete amata moltissimo, quindi non vi dico niente di nuovo. Come voglio assolutamente dare visibilità a una mia collega e amica che è Richioba. Perché per Cosmify ha fatto le sue palette senza titolo, adesso ne ho presa una a caso per mostrarvele. Sono eccezionali. Le polveri sono micronizzate, sfumabili, eleganti. Non sono una super fan degli illuminanti nelle sue palette, ma soltanto per un gusto personale perché io amo gli illuminanti sbam, mentre questi sono un po' più delicati, ma in generale la qualità delle polveri è stupenda. Ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente tra le palette viso migliori in assoluto uscite quest'anno e quindi volevo citarle in questo video. L'ultima palette viso che deve essere categoricamente nei top di quest'anno è questa meraviglia di Too Faced che si chiama Sugar Peach Face and Eye Palette. Allora, io non so perché se fuori alla rivenda nei negozi, ma non l'abbiamo mai messa sul sito, questa cosa non la capirò mai, va bene? Molto bene. Però, se parliamo di qualità, io vi garantisco che viste così, voi direte no, è sberluccicosa, no, sfarina, no, no, no. In realtà l'illuminante che ho su oggi è lui, il blush che ho su oggi è lui, perché il pesca è vero che è glitterato, ma mentre voi lavorate il blush pesca sul viso, i glitter fortunatamente se ne vanno e rimane questo effetto matte. L'illuminante è accecante. Il bronzer è bellissimo. Guardate qua che roba. Il bronzer è bellissimo. Io sapete che non sono una super fan di Too Faced, ma questa palette si è distinta a un livello tale. Veramente, per cui merita di essere, per quanto mi riguarda, nei top dell'anno. Se la trovate in store, vi consiglio vivamente, vivamente di prenderla. Bene, ora una palette viso che però è specificatamente bronzer e contour, che è stata uscita quest'anno eccezionale, sicuramente tra le mie preferite in questa categoria, è la palette di la Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette di MAC Cosmetics. Contiene tra le sue polveri pro in assoluto migliori, questa che è per pelli da chiare a medie, poi c'è anche medie scure. Contiene Emphasize, Cream e Accentuate per la parte luce e Taupe, Sculpt e Bomb Beige per la parte ombre. È, guarda, c'è la mia in condizioni pietose. È stupenda, stupenda, stupenda. Polveri sfumabili, long lasting, durano, si lavorano bene sul viso, non fanno macchia, non fanno spessore. Una grandissima, grandissima uscita. Punto. Bene, e queste erano le palette per il viso. Ora andiamo alla categoria make-up naturale, a parte Peterac. Volevo segnalarvi un'uscita che secondo me ha fatto davvero la differenza quest'anno, anche se è nella seconda parte dell'anno, però volevo categoricamente inserirla in questo video. Arrivo. E sto parlando dell'uscita Color for Skin di Profi. Allora, ne abbiamo ampiamente parlato di questa linea, ve ne ho parlato tantissimo su Instagram, l'abbiamo usata insieme in una diretta, insomma, ve ne ho già parlato tante volte. Ma Profi si è veramente distinto per un'uscita che nella sua naturalità strizza l'occhio alla cosmesi tradizionale. Il primer è eccezionale, il No Gender è fantastico, è una linea che vuole fare la differenza con un colore che è per tutti, con una gamma di shade ridotta che poi andiamo a customizzare completamente con i miscelatori di colore di cui io vi parlo sempre, ok? Fondotinta, coprenza media, bello long lasting per essere un naturale, bello da indossare, un bel risultato specialmente col suo primer. Totalmente customizzabile con i suoi miscelatori di colore. Veramente una gran bella uscita. Voglio fare i miei complimenti a Puofi per questa uscita. Poi, proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Verso dove andiamo? Ok, questa è una linea poco definita in termini di categoria prodotto, perciò ve la metto estemporanea, ma voglio assolutamente dirvi come top dell'anno, senza dubbio, la linea CC Serum e CC Powder di By Terre. Una linea favolosa. Se già conoscevo e già amavo moltissimo i CC Serum, che sono una sorta di primer applicabile da solo o miscelato al fondotinta, che danno una correzione cromatica e una rifrazione della luce meravigliosi. Io utilizzo quello rosato d'inverno e il Sunny Flash 4 d'estate, ma mi piacciono tutti.
Ma quest'anno sono uscite anche le CC Powder, che sono delle polveri illuminanti, poi in base alla shade che scegliete più o meno illuminanti. Guardate come ho consumato questa. Hanno questo effetto di pelle radiosa. Non conosco un dupe sul commercio, non avevo mai provato un prodotto come questo. Se magari vi trovate in una profumeria che li rivende, provatele sul viso, perché sono una roba proprio come all over post make-up. Io ad esempio l'Apricot Glow è quella che io utilizzo su tutto il viso, numero 3, e ha un effetto splendido. Come utilizzo la 04 Sunny Flash, e questa qua, come sorta di top coat per il bronzer o come bronzer luminoso leggero, perché ovviamente non hanno le pigmentazioni di una polvere classica. Hanno un finish sul viso meraviglioso, valgono quello che costano per quanto mi riguarda, ed è un'uscita che si è distinta seriamente quest'anno. Poi, se parliamo di prodotti in crema per il viso, per me c'è un unico vincitore proprio che ha vinto a mani basse in questa categoria in assoluto, e parlo di Nudestix. Vi parlo da sempre, da anni di Nudestix. Per me fa blush, bronzer e illuminanti più belli del mondo. Adesso hanno creato sia la linea dei Nudies Matte, quindi blush finish normali, diciamo, e i Nudies Bloom, che sono invece più dewy. Io ne ho tantissimi, compro tutte le limited che escono. Ad esempio, adesso è uscita quella con Hilary Duff, stupenda. Uscirà per Natale il Kit Rose Gold che comprerò. Fidatevi, io non sono una che ama i prodotti in crema per il viso, ma sono innamorata di Nudestix. Abbiamo performance, facilità d'utilizzo, bellissima gamma colori, un prodotto eccezionale. Il loro bronzer in stick è da volare via. Quindi, assolutamente loro. Torniamo alla base viso, quindi di cosmesi tradizionale. Dunque, primo top in assoluto, toppissimo, e lo sapete anche qua, Strivectin Anti Wrinkle Line Blur Factor. Questo è un primer e trattamento, fa parte di quei prodotti un po' ibridi, infatti contiene il brevetto NIA 114, che è una trademark, la technology tipica della linea anti-age di Strivectin, ed è un prodotto che va... Si mette dopo la skincare, prima del make-up, perché fa anche da primer, e leviga le rughe e i pori in un modo incredibile, ma in leggerezza. È un prodotto eccezionale, 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 e io lo adoro, ve ne ho parlato tantissimo. Poi, se invece parliamo di fondotinta, quest'anno io ho particolarmente amato tre prodotti. Ad esempio, ho amato moltissimo il Face and Body di Dior, ma già l'anno scorso, quindi non è in questo video. Allora, prima uscita sensazionale quest'anno, Tinted Doll Ultra Wear Nude di Lancôme. Abbiamo preso la durata e la performance del classico e l'hanno resa in una versione più nude, più leggera da indossare, più leggermente luminosa. Un fondotinta stupendo che io consiglio veramente a tutti i tipi di pelle, tranne quelle molto grasse che vogliono un effetto molto matte e molto coprente. Fantastico, fantastico prodotto. Come è il fondo che indosso in questo momento, e secondo me è stata una delle uscite più belle di quest'anno, il Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation di Laura Mercier. Non ho amato il Laura Mercier uscito alla fine dell'anno scorso, quello su matte, lo trovo troppo pesante per me, ma questo è la prima volta che scopro un fondo luminoso e bello coprente, ma che ha una durata sul viso impressionante. Io questa base l'ho fatta ormai 4 ore fa più o meno, perché sto girando un po' di video, e sembra che l'ho fatta da 10 minuti. Se sentite un rumore in sottofondo, vi chiedo scusa. Cerco di fare in modo che non si senta. E appunto, effetto radioso, coprenza, durata, grandissimo fondotinta. Allora, prendo gli altri prodotti e torno subito da voi. Quindi ci vediamo fra un secondo. Risolto il problema rumore. Allora, altro fondo che si è distinto secondo me moltissimo, di cui voglio parlare, nudissimo Soft Matte Foundation di Diego Della Palma. Anche di cui ve ne ho parlato tantissimo, è un grandissimo prodotto. Questo è un fondotinta full coverage, effetto matte, ma matte vellutato. È proprio bello. Sono tutte cose di cui vi ho già parlato, ma ovviamente stiamo parlando di top dell'anno, quindi facendo un recap vi dico proprio quelli che mi sono rimasti proprio più dentro, diciamo così. E andiamo avanti nella gamma dei correttori, e quest'anno, a parte il mio adorato Shape Tape, se ne sono distinti dei nuovi, equamente eccezionali, quale per un motivo, quale per un altro. Se dovessi sceglierne uno solo, probabilmente sceglierei lui, che è Lilla Masca Skin Base Concealer Pen. È quello che indosso anche in questo momento, ha l'applicatore in acciaio come una penna, fate clic clic. Io utilizzo il colore L2, quindi Light 2, che per me è perfetto.
full coverage, ma super sottile e leggermente luminoso. È bellissimo e non mi va nelle pieghe. Ovviamente un minimo ci vanno tutti, ma è forse quello in assoluto che ci va meno. In una leggerezza e una formula così sottile da non sentirsi. Se voglio un effetto che mi cancelli i connotati, l'Essential Eye Coverage Liquid Concealer di Jouer, che utilizzo nel colore Wit. Fantastico, questo è veramente coprente, questo copre qualsiasi cosa. E il terzo, senza dubbio, è l'Elsie Complete Treme di Silk Concealer nel colore Light. Anche qui abbiamo l'applicatore, vedete, in acciaio. Questo è un correttore, per essere così full coverage, più idratante degli altri. Quindi se abbiamo un contorno occhi particolarmente secco, io andrei su Elsie. Ma sono tre correttori eccezionali, veramente eccezionali. Poi, categoria ombretti mono, quest'anno viene vinta da un solo marchio perché si è distinto talmente tanto tra tutti gli altri che ha vinto. E sto parlando di Siate, e sto parlando dei bellissimi Marbled Metal ombretti. E ne indosso uno in questo momento che è, dove sei? Phenomenix. Cioè, è un tripudio borgogna con micro glitter verdi. Sono ombretti marbled, come vedete, un tripudio di colori, multi glitter e multi reflex. Ma io li metto col dito, 2 secondi, effetto, mi sono truccata 3 giorni. Compratene almeno uno e vedete di cosa sto parlando. Sono una roba da andare giù di testa, questi ombretti, veramente. Mascara. I mascara dell'anno sono stati tre. Ad esempio, adoro il Dark Love di Clio, ma già l'anno scorso. Adoro Lena Rubinstein, ma già l'anno scorso. Tra l'altro, vi sto preparando un video dedicato tutto ai miei mascara preferiti. Quelli di quest'anno sono stati tre. Il primo è il Measure Pleasure di Nabla. A me è un mascara che piace molto, ma è un mascara che dà il suo meglio dopo un paio di settimane dall'apertura. È un mascara che dà un volume gestibile, molto bello anche per la rima inferiore, ce l'ho su oggi. Il volume diventa drammatico dopo un po' che la formula si asciuga, ma è uno di quei mascara che non parte già super asciutto perché so dopo un mese li buttate via. Ne abbiamo già visti nei bocciati. Questo si addensa piano piano e migliora sempre di più. A me piace moltissimo. Come sono follemente innamorata dello Smokey Eye Mascara di Bobbi Brown, uno scovolino favoloso perché è piccolo e preciso, vedete, classico. Mi permette proprio di arrivare dall'inizio alla fine delle ciglia, di gestirlo molto bene, ha un effetto panoramico stupendo. E l'ultimo è il Cash Mascara di Milk, anche di questo ve ne ho parlato tantissimo. È un mascara e trattamento per le ciglia, perché come sapete è arricchito da canapa, se non sbaglio, olio di canapa. Comunque, bellissimo effetto anche lui. Sono stati i tre mascara dell'anno, quelli che proprio ho detto yes! Poi, dove andiamo? Vediamo. Ok, andiamo a rossetti. Matite occhi, rossetti, bronzer. Allora, bronzer e blush. Partiamo da bronzer e blush. Dunque, bronzer e blush, quindi singoli, hanno vinto due. I primi vincitori sono senza dubbio è Dior con la linea Wild Bronze Wild Art. Ha fatto due bronzer 01 e 02, che sono poi quelli che ho su. Sono di una bellezza da lasciare senza fiato. Okay. Sono micronizzati, setosi, fondenti, facili da applicare, durano ma si fondono con l'incarnato. Che uscita sensazionale! Che uscita sensazionale! Poi, oh cavolo, dove l'ho dimenticato? Vabbè, ve lo cito. La terra di Morphe, uscita fantastica quest'estate, fantastica, ve la cito, ma me l'avete già vista usare 1000 volte. E poi, senza dubbio, ma questo lo sapevate, Cheeky Summer di Jouer. Io ho usato questo per 6 mesi, solo lui. È il mio blush preferito di quest'anno, nonché uno dei miei preferiti di sempre. Parliamo di un blush luminoso che da una parte è un pesca chiaro e dall'altro è più un rosa antico terracotta. È quello che ho su in questo. No, oggi ho su Too Faced. Però ce l'ho su, se andate a vedere l'info box, ce l'ho su praticamente in tutti i video. Belli da soli, belli miscelati. In generale vorrei mettere in questo video proprio Jouer blush come categoria perché i blush di Jouer sono stupendi. Anche il rose gold è bellissimo, sono tutti molto belli. Devo dire che io li adoro e hanno una bellissima durata sul viso. Poi
illuminante che mi sento di citare al di là della palette di quelle di quell'altro, perché ovviamente questo video è un riassunto. Ho trovato tantissimi illuminanti che mi piacevano quest'anno, ma quello che proprio mi ha fatto dire mamma mia, wow, è stato Cookie di Benefit, fatto solo per capitani coraggiosi. È uscito in prima volta nella palette grande, io poi l'ho comprato piccolo perché mi è più comodo per quando mi muovo. E parliamo di un illuminante che ti cappotta. Cioè, se voi avete gli illuminanti, quelli potenti, questo è il più potente tra i potenti. Tanto potente che dovete dosarlo, se no è troppo. È un bellissimo colore e ha una bellissima performance, veramente. Quindi, Cookie Highlighter of the Year. Molto bene. Poi, l'anno scorso vi ho messo in generale proprio come progetto top dell'anno la linea Dior Backstage perché è stata lanciata. Bene, non che quest'anno sia stata lanciata, ma quest'anno ci ha proposto tantissime novità e vi dico la verità, per me si è distinta nuovamente anche quest'anno. È una linea che io amo da morire, che uso anche per lavoro, della quale mi fido. Ad esempio, quest'anno è uscita la nuova Glow Face Palette, più glitz, più glitterata, bellissima. Poi, questa che io amo follemente è la Amber Neutral delle palette. È uscita la nuova palette con il primer piccolino, ma tutta in questi colori potenti. Mamma mia, quanto adoro questa palette! L'ultima uscita è una palette multi-effetto con una cera che si utilizza per creare eyeliner dagli ombretti e il top coat glitterato da applicare sugli altri ombretti. Quindi giocate con i riflessi. Si chiama Universal Neutral. Quindi avete proprio questi effetti illuminanti, ombretti shimmer, il top coat gold, è una palette bellissima. Ragazzi, per me Dior Backstage non sbaglia un colpo. Hanno lavorato benissimo anche quest'anno e quindi di nuovo stanno in questo video. Poi, palette di quest'anno, senza che io faccia cadere qualsiasi cosa, o magari anche sì, mi dispiace, ma torna a vincere la Queen Natasha Denona. Per me continua a vincere, ma perché mi accorgo che sono le palette che pesco di più, che utilizzo di più. L'anno scorso vi ho letto la Gold come palette dell'anno, che rimane una mia adorazione, ma quest'anno senza dubbio ci finisce la Biba. Non ricadere nero che ti ho ripressato. La palette neutra ad oggi più bella che possiedo e soprattutto quella che uso di più. Quindi io le ombretti, le palette di ogni volta che mi devo truccare per un evento, per una cosa, vado e pesco una Natasha Denona. E la Metropolis, mamma mia, la Metropolis è la palette che ho usato oggi. Mamma mia, quanto mi piace la Metropolis! Mamma mia, palette dell'anno in assoluto, senza alcun dubbio, per quanto mi riguarda, ovviamente. Bene, andiamo avanti. Matite occhi che io utilizzo molto, molto, molto più degli eyeliner. Sono state due. La prendo magari. Dicevo due. Allora, la prima è una matita nera, secondo me spaziale, veramente bella, l'ho scoperta e da lì non l'ho più mollata, ed è la Timeless Pencil Matita Occhi Waterproof Nera di Paula P. È quella che ho anche in questo momento, 4 ore dopo, sembra che io l'abbia messa da 4 minuti. È nera come la notte, matte e dura anche nell'interno occhio, adoro. E poi devo assolutamente mettere in questo video la matita Baked di Melt perché è un colore che a me fa impazzire, è un color senape. La prima volta che trovo nella mia vita una matita di questo colore. Io adoro le matite occhi di Melt, ne ho già comprate 5, ma in particolar modo questa qui, così color senape, mi fa andare giù di testa. Quindi assolutamente top dell'anno. Un prodotto particolare che dovevo farvi vedere negli illuminanti, però è quasi riduttivo chiamarlo illuminante, però assolutamente top dell'anno, sono, arrivo, le Petal Metal, le Shimmer Drops, perché Petal Metal è una collezione, l'altra è Crystallized, di Smashbox. Questo prodotto a me fa urlare tanto che mi piace. Nella collezione Crystallized è uscito così, vedete, tutto opalescente, multireflex, da volare via. Quello che ho usato di più in assoluto, me l'avete visto fino al disgusto, è Rose Glitz, che è quello con l'effetto rosa, Rose Gold, vedete? E poi molto bello anche Gold Glitz, che è quello invece sull'oro. Sono drops, vedete? Voi cosa fate? Le potete mettere sia sugli occhi che sulle labbra che sul viso. A me piacciono moltissimo sul viso. Buttate giù 3 goccine
tamponate il prodotto in questo modo e vi viene fuori questo riflesso di glitter, ma belli da vedere, che non spostano quello che avete messo sotto se non le spalmate, chiaramente. L'acqua evapora e si fissano i glitter. Se fate una foto con quello e vi girate, vedete colpite la luce, sembra che avete diamanti appoggiati sulle guance. Un prodotto particolarissimo, bellissimo e quindi assolutamente top dell'anno. Li adoro, li adoro, li adoro. Vorrei mettere nei top dell'anno anche il nuovo fondotinta di Smashbox che mi piace da impazzire, però un prodotto che ho conosciuto a novembre, a ottobre, non lo metto nei top dell'anno, a meno che proprio non sia una roba, cioè, mi sembra corretto perché questo video si rifà a tutti i mesi dell'anno. Bene, dicevo per le labbra, qui ho fatto il sunto dei sunti dei sunti perché ho comprato chili e chili e chili e chili e chili di rossetti, però dovendo proprio scegliere quelli che ho detto, mamma mia, sono questi, secondo me. Sto guardando qui per vedere se voglio fare delle aggiunte dell'ultimo minuto, ma direi di no perché sennò poi ve ne metto troppi, quindi devo rimanere nel sunto, sunto, sunto. Allora. Categoria lucidi e non lucidi, ho adorato l'olio libra, l'olio labbra Orgasm di NARS. Quest'estate l'ho mangiato, lo avevo su sempre, lo adoro, è bellissimo e stupendo. Punto. Tutti i miei rossetti adorati terracottine, di cui vi parlo spesso in questo periodo, non li ho scoperti quest'anno, sono tutti rossetti che avevo già, perciò non sono in questo video. Assolutamente Estée Lauder con la linea dei Pure Color Desire. Io sono impazzita per questi. Il mio colore preferito è il 203 Sting. Quanto l'ho usato quest'anno, questo rosa nude malva. Sono cremosissimi, eppure hanno una durata che è quasi disgustosa. Cioè, non vanno via. Mai. È una roba. E poi senza dubbio i rossetti dell'anno, Charlotte Tilbury e in particolar modo la collezione dei super, quindi Supermodel, Super 90s e Super Sexy. Anche di questi ve ne ho parlati tantissimo, sono linea dei Matte Revolution, quindi sono dei rossetti matte. Io adoro questa formula, mi fa impazzire e quindi sicuramente per quanto li ho usati sono stati i top dell'anno. E sì, direi che quest'anno sono stati proprio quelli che si sono distinti di più, nonostante me ne siano piaciuti tantissimi i rossetti, è ovvio, però se proprio devo fare il sunto, 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 questo è il sunto. Bene, dovrei avervi mostrato tutto, sto dando una controllata in velocità, ma sì, vi ho mostrato tutto, questi sono stati i top make-up, proprio più top make-up dell'anno, poi ovviamente mi sono dimenticata mille cose, è un classico. E poi ci vedremo invece per i top low cost e per i top skincare. Io spero di cuore che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto nei prossimi video.